Ciao a tutti e bentrovati. Allora, se vedete qualcosa di strano, ve lo dico subito, ho messo le lenti a contatto grigie, ok? Che sono state, ma che c'ha di strano, Sirena? Che c'ha di strano? C'ha le lenti a contatto grigie. Ne ho comprate 5 paia quest'estate, non le uso mai perché? Perché devo avere le unghie a carne per rimuoverle, cosa che farò al momento della rimozione, che sono un po' lunghine. Allora, questo video, come avrete visto da Instagram e Facebook, vi ho messo la foto appena arrivato il pacco. È un video sul mio ordine da beautylish.com. Beautylish.com è un sito di shopping, ma non solo, è anche una beauty community, e ora vi spiego perché, che ha sede a San Francisco, California. Spedisce in Italia, ma la cosa interessante è che voi le tasse le pagate al momento poco prima di pagare. Pagando le tasse prima di pagare non avete problemi di dogana, ok? Le avete già pagate e calcolate che è sempre un 20% rispetto al totale dell'ordine. Ci sono un po' dei brand di nicchia, non ci sono tantissimi brand, questo lo noterete subito appena andrete sul sito che vi lascio comunque giù nell'info box, di marchi interessanti a Anna Sui, a Jeffree Star. E poi ci sono tantissimi brand di skincare, un pochino high cost. Come ci sono arrivata a questo sito? Tramite Goss Makeup Artist Wayne Goss, che parla spessissimo di Beautylish proprio perché Beautylish rivende la sua linea di pennelli. Non solo, ho sentito parlare anche da Kathleen Lights. Kathleen Lights è un'altra ragazza che seguo con piacere. E perciò mi sono iscritta già da tempo. Che cosa ha di particolare è che è anche una beauty community, come vi dicevo, ogni persona che acquista ha la possibilità di lasciare la propria review, anche foto e testimonianza di come si è trovato col prodotto, cosa che aiuta tantissimo nella scelta dell'acquisto o meno. Se acquistare o meno, ecco, diciamo così. Però ripeto, la cosa interessante è che voi le tasse le pagate prima. Ok, sono prodotti che arrivano dall'America, appunto da San Francisco, ma tranquilli, tranquilli, ora vi spiego anche perché. Tra l'altro sul pacco, che vi faccio vedere, eccolo qua, è arrivato questo pacchettino qui, c'è il mittente, ora vi spiego, oltre al mio indirizzo di destinatario, c'è il mittente B2C Europe Italia SRL Parma. Ok, è a sede in via dell'artigianato, bla bla bla, perciò arriva dall'America, arriva qui a Parma e poi arriva a casa vostra. Allora, il pacco lo aprite e qui vedete già Natasha Denona. Io ho preso appunto un prodotto di Natasha Denona. Natasha Denona, come l'ho conosciuta la Natasha Denona? Me ne ha parlato la mia amica Federica. Federica è Federez 85, se non mi sbaglio. Ciao Fede! Che quasi un anno e mezzo fa aveva già acquistato dei prodotti di Natasha Denona. E dico, chi è Natasha Denona, Fede? Natasha Denona è una makeup artist israeliana, un po' come Charlotte Tilbury, ecco, parliamoci chiaro. E appunto mi ha incuriosito tantissimo. Natasha Denona fa queste mega palette, se non mi sbaglio, di 28 colori, se non mi sbaglio, hanno un costo altissimo, costano tipo 230 dollari. Sono tantissime cialde, le cialde sono anche piuttosto grandine, ma capite bene che è una spesa non da poco. Parlano tutti di qualità favolosa di questi ombretti, soprattutto degli ombretti, quelli shimmer, che sembrano un po' pigmenti pressati. Non ho sentito buone recensioni sui matte, ok? Questo ve lo dico. La cialda singola costa tantissimo, costa mi pare 29 dollari. Ve li lascio comunque giù nell'info box i prezzi, costa tantissimo una cialda singola. Però, oltre alle cialde singole e a queste mega palettone al prezzo esorbitante, fanno anche delle palettine da 5. Le palettine da 5 costano 48 dollari e hanno appunto 5 cialde all'interno e sono su per giù 10 dollari a cialda. Capite bene che mi sembra un buon compromesso per provare appunto gli ombretti di Natasha Denona. Qui c'è scritto packaged in San Francisco e il pacco l'ha fatto Jenny. Grazie Jenny. Dentro c'era anche questa bella cartolina che vi ringrazia appunto per aver acquistato da Beautylish. In più c'era anche pluriball e carte varie e il pacco era veramente ben imballato. Trovate. Ecco, i prodotti di Natasha Denona vi arrivano con la carta che ha lo stesso pattern delle mega palettone. E c'è scritto Beautylish Presents Natasha Denona, è appunto uno dei siti rivenditori di Natasha Denona, se non l'unico, mi sembra l'unico, se non mi sbaglio ragazze, che c'è anche la possibilità di prendere dal sito di Natasha Denona, ma capite bene che lì ci stanno, c'è il rischio dogana. Ecco. Qui
questa è la carta, È bellissima. costata 48 dollari. Se superate i 50 dollari di spesa, le spese di spedizione sono gratis, cosa che vi conviene fare. Non sapendo cosa prendere, ho preso un prodottino di Anna Sui. Adesso ve lo faccio vedere dopo la palette di Natasha Denona. E questa è la palette di Natasha Denona. Si chiamano Natasha Denona Eyeshadow Palette 5. Dietro ci sono gli ingredienti, i nomi degli ombrelli. La palettina all'interno è questa. Io ho scelto la numero 2. Eccola qua, come si presenta. Ho scelto la numero 2 primo perché comunque ha dei colori piuttosto portabili, ecco, diciamo così, e ha un matte che è un ottimo colore di transizione che non è neanche tanto matte, è un po' satinato, ci sono dei micro glitter sotto i faretti, si nota molto, magari qui non si nota, e gli altri 4 che sono tutti shimmer, ok? È una delle, oddio, quante palette ci sono da 5? Farò una decina di palette e molte hanno o solo shimmer o maggioranza matte. Sono composte molto bene, poi se andrete sul sito le andrete a vedere. Ho scelto questa, ripeto, perché ha una gamma colori portabile e di più ad un colore matte che è perfetto come colore di transizione, come vedete, un color nocciola. Faccio vedere anche dietro la palettina. Notare Made in Italy, cioè la palette dall'Italia arriva in Israele, dall'Israele va in America e dall'America arriva qui. Cioè, ditemi dove sta la fabbrica che la vado a prendere io. Ok, Natasha Denona Eyeshadow Palette Made in Italy, not tested on animal. E poi c'è il sito di Natasha Denona, www.natashadenona.com. Allora, questi sono i colori. Allora, questo si chiama, vedete, non l'ho toccata perché la volevo vedere con voi le prime impressioni live. Allora, il primo colore, questo qui, si chiama Maroon 22M, poi abbiamo Light Coral, questo qui, abbiamo questo matte, dicevo matte satin, che si chiama Shell 64V, questo era l'87M, poi qui abbiamo Lavender Grey, questo qui. Ed è il 40M e qui abbiamo l'ultimo che si chiama Rosewood 51M. Eccole qua, questa è la palettina e adesso li andiamo a vedere insieme. Allora, swatchiamo il primo che è Maroon, eccolo qui. Il secondo che è Light Coral, eccolo qui. Il terzo che è Shell, il quarto che si chiama Lavender Grey, quello qua, e il quinto che si chiama, madonna, sono morbidissimi, Rosewood, eccolo qua. Questa è la palettina. Eccoli qua, questi sono un pochino polverosi, cosa che noto subito, sono i 5 colori della palette, sono questi due che sono favolosi, meravigliosi, ma anche gli altri. Come vedete, il potere di pigmentazione del matte non è un granché, però comunque c'è. Ora ve li faccio vedere, ma è inutile che ve li faccio vedere perché vedo che si vedono bene, vedo che si vedono bene. Beh, tra l'altro questo è anche un ottimo colore per l'angolo esterno perché è sì luminoso, però vedete, è come se fosse un duochrome, la parte esterna magari non si nota meno lo shimmer. Questi due sembrano proprio dei pigmenti pressati, sono bellissimi. Guardate che cosa è rimasto sulle mani, c'è ancora pigmentazione. Dicono che questi ombretti continuano ad andare. Anche dopo aver swatchato, insomma, la pigmentazione è molto alta, ecco, vi faccio vedere. Però ecco, questi sono i colori della palettina da 5 ombretti 02. Sono favolosi, adesso poi vedremo come si comportano sulle palpebre. Un altro prodottino che per arrivare a 50 dollari ho preso, in alternativa c'erano o il temperino di Charlotte Tilbury o il temperino di Anastasia Beverly Hills. Io ho scelto questa cosa totalmente inutile, ma è molto carina perché comunque volevo provare. Un prodotto di Anna Sui costa 5 dollari ed è un porta ombretto mono di Anna Sui.
a forma di borsetta, cioè guarda, carinissimo. Cioè, guardate il pack di Anna Sui. Troppo carino. Io punto di prendere uno dei pettini di Anna Sui. Guardate che carino, a forma di borsetta con il logo Anna Sui. E vi lascio intendere che gli ombrettini di Anna Sua sono Anna Sua. Anna Sui sono piccini piccini, molto piccini. Come vedete c'è il buchino per estrarlo. Ma vabbè, non importa. Ci metteremo le lementine e lo voglio attaccare o sul portachiavi o sulla borsa. Comunque vi ripeto, questa è la palette e questo è il porta eyeshadow singolo di Anna Sui. Allora, una cosa che vi volevo far vedere è che il pack ne parlano tutti male, nel senso che dicono che è cheap. Allora, non è. È un po' pesantino, cioè non è quella plastica cheap. Certo, il pack ricorda un po' Elf. Si potevano inventare un pack un pochino più lussuoso, ecco, diciamo così. Una cosa che ho notato è che qui all'angolino in alto a destra di ogni ombretto c'è un piccolo spaziettino, vedete? E la cosa mi fa pensare che le cialde siano magnetiche, che possano essere estratte e messe in un'altra palette. Non provo, non mi azzardo, anche perché la palettina da 5 è perfetta così com'è, non ho intenzione di andarla a togliere. Comunque, questo era il mio ordine. Allora, ho pagato praticamente sul totale di 53 euro, perciò 48 più 5. Le spese delle tasse sono state di 10,60 euro, cioè ho fatto 53 più 10,60, il totale è stato 63,60 dollari. Capite bene che conviene, prima perché comunque i prezzi sono in dollari, al cambio conviene, e poi perché, ripeto, oltre i 50 dollari le spese di spedizione sono gratis. Si può pagare con PayPal, si può pagare con diverse carte di credito. Ora, io il pagamento ho provato a fare PayPal da telefono, non mi si apriva la pagina di PayPal, perciò ho dovuto inserire i dati della carta e il codice dietro e l'ordine è andato a buon fine. Fatemi sapere, scusate, sono un po' illuminatissima. Fatemi sapere se a voi va bene, va tutto bene il pagamento con PayPal. Ecco, diciamo così, io, a me non funzionava quella cosa lì. Comunque, questo è il mio ordine, da Beautylish. Sugli ombretti di Natasha Denona ci aggiorniamo, visti così, certo, sono molto belli, molto belli. Il prezzo sì, è altino, 48 dollari, ma capite bene che io ho comprato, non so, delle palettine da 5 di Dior e Chanel che non hanno per niente questa pigmentazione, cioè se il prodotto è buono, passa anche sopra il packaging e al costo alto, però capite che comunque 10 euro, 10 dollari all'incirca a ombrettino mi sembra un prezzo che si possa fare. Certo, ripeto, la palette, le due palette con tantissimi colori è un po' proibitivo, nel senso che comunque se siete delle makeup party, se siete degli amanti, delle appassionate, dei collezioniste di makeup, potete anche farlo. D'altro canto, prendere l'ombretto singolo non mi sembrava conveniente, visto che costa quasi 30 dollari, se non mi sbaglio, non mi ricordo il prezzo preciso dell'ombretto mono, ma non conviene, non conviene affatto. Conviene comunque provare una delle palettine da 5. Ci sono delle combinazioni meravigliose da Kathleen Lights, ho visto quella di Verdi, però c'erano tantissimi argento all'interno, io non li porto. Questi sono sicuramente dei colori che porterò e che sfrutterò di più, visto il costo e visto tutto. Comunque, ripeto, questo è stato il mio ordine Beauty. Se mi sono dimenticata qualche cosa, ve la lascio giù nell'info box. E basta, io vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!